Buongiorno raga, lunedì 28 ottobre, come vi anticipavo nel weekly di settimana scorsa, oggi abbiamo iniziato i lavori a casa, che poi tanto lavori non sono perché comunque dobbiamo pittare e rifare praticamente muri che sono distrutti. Adesso vi faccio vedere, vi metto qui il prima e poi il dopo di quello che sta succedendo nel mentre, ci vediamo a breve. Ok, eccoci qua nel prima, questa è com'era la mia stanza prima che appunto iniziassimo i lavori. Voglio farvi vedere non solo com'è arredata ma soprattutto le condizioni dei muri, che come potete notare più o meno sono leggermente critiche, anche perché sono alquanto distrutti sia dal tempo, quindi si sono consumati, e sia dai movimenti che ha avuto il palazzo, dato che la signora di sopra ha di recente ristrutturato l'intera casa. Infatti, come vedete, la situazione sotto la finestra era davvero ma davvero tragica, e dando un pugno praticamente se ne è caduto tutto l'intonaco. Quindi questo è il prima e adesso vi farò vedere tutto il risvolto del dopo. Ecco appunto, quello era il prima, quindi tutta com'era la stanza, insomma, e adesso invece venite con me che vi faccio vedere che cosa stiamo combinando. Intanto abbiamo qua il deposito, praticamente, questi sono i mobili che stavano in camera mia, che adesso sono in camera dei miei genitori perché non abbiamo altro spazio, e qua abbiamo tutta la roba del pittore che ha lasciato qui, un buco enorme, che poi non è buco, è solo l'intonaco che se n'è andato a farsi benedire, insomma, sul soffitto. E qua abbiamo tutto già stuccato perché il pittore è già venuto, infatti questa parete è tutta stuccata, pure questa e pure dietro l'armadio, e deve fare ancora lì poi in bagno e altre cose, insomma, però le farei nei prossimi giorni. Questa invece è la situazione di camera mia, non so che cosa arrivate voi a vedere, sappiate che questi sono i nostri letti che al momento sono con la busta sopra per non farli riempire di polvere, anche se non è che serva molto. E qua, come vedete, ci sono tutti i vari ritocchi. Non si vedrà parecchio, perché comunque non riusciamo a mettere a fuoco tutto, però sta molto, ma molto meglio di come stava prima, fidatevi. Quindi niente, questo è il primo giorno che viene, quindi questo lunedì. Domani non ci sarà perché è da fare, però viene mercoledì e poi tutto il resto della settimana, anche venerdì che è il primo ed è festa. Quindi niente raga, speriamo finisca per questa settimana perché già non ne possiamo più di stare in mezzo alla polvere e stare così come degli sfollati, però vabbè, ci arrangeremo, insomma, che dobbiamo fare, non possiamo fare molto. In tutto ciò io ho preso possesso della scrivania di mio fratello, sì è vero che la mia sta lì, però non ha una presa come potete vedere là sotto, la presa più vicina sarebbe o qui dietro il comodino oppure qui, però siccome qui dovevo pittare il pittore appunto non mi sono messa là, e sfruttando il fatto che mio fratello stava a scuola ho preso possesso della sua scrivania, quindi mi sono piazzata qua a fare le cose che dovevo fare. Detto questo, a breve, fra 4 minuti, esce il weekly, che per fortuna però avevo finito di editare ieri sera, quindi tutto a posto, e quindi vediamo insomma come andrà quest'altro weekly. E tra l'altro vi ricordo che se avete perso gli scorsi episodi trovate tutta la playlist qua sotto in descrizione, in modo da poterli andare a recuperare quando volete. Buongiorno raga, martedì 29 ottobre, nuovo martedì che si rispetta. Oggi è un martedì incasinato perché a parte tutte le solite cose che facciamo il martedì, abbiamo anche da incontrare Bianca che viene a Napoli, quindi ci divertiremo parecchio. Oggi sarà un giorno molto molto lungo per recuperare ieri, che praticamente non vi ho fatto vedere niente, e sì, la situazione è ancora quella che vedete alle mie spalle, ma insomma sarà così per un po' di tempo ormai. Quindi scendiamo e ci vediamo in strada. Ed ecco che iniziamo il nostro giro nel mercato con la busta di Friarielli presa appena entrati, e poi siamo andati a prendere un po' di roba di detersivi e abbiamo continuato il nostro giro alla ricerca di cose interessanti che poi non abbiamo trovato. Siamo arrivati dal fruttivendolo, abbiamo fatto spesa di frutta e verdura e siamo ritornati nel mercato con le buste e le cose che avevamo comprato per tornare a casa. Ok raga, sono salito, ho posato le buste e adesso invece sono sotto la fermata qua ad aspettare Pullman che dovrebbe passare fra 4 minuti, vediamo. Ok, andiamo a prendere Bianca. Ho recuperato Bianca, andiamo a Cimino adesso. Momento sniffata di profumi. Allora, abbiamo una Bianca. Abbiamo recuperato Bianca, siamo al Cimino. Ok raga, siamo uscite dal Cimino dopo che abbiamo trascorso un'ora e mezza lì, perché tanto ormai è casa nostra, e ci stiamo dirigendo sul lungomare. Attualmente è 1:20, infatti fa caldissimo e noi dovremmo anche pranzare, quindi ci prenderemo una panchina a caso
pranzeremo e poi ritorneremo di qua dopo, sicuro. Si butta il sangue, però si sta bene, cioè si butta il sangue bene, è per un buon motivo, raga, capisci? Comunque, questo è Royal Continental e c'è la sala colazioni che è esattamente questa dove sto puntando il dito, che fa entrare anche persone esterne. Infatti io e Bianca stavamo pensando di venirci a fare una bella colazione qui. Anche perché vogliamo provarla e vedere come si mangia innanzitutto, cosa si mangia e soprattutto abbuffarci come delle pazze. Ragazzi, non è un problema, se hanno fatto Vesuvio. E vabbè, quando ce lo portano ve lo faccio sapere. Allora raga, noi siamo in quel di Palazzo Reale che stiamo andando a cercare una panchina per mangiare sperando siano libere e poi vedremo. Ecco appunto, parlavamo di panchine libere, stanno che panchino. Però non ci possiamo sedere. Pesa di tacchino e melanzane sott'olio, ma che ne sapete voi? Niente raga, abbiamo pranzato, abbiamo fatto compagnia al mio fidanzato che ha pranzato, adesso lui se ne sta tornando a casa e io continuo a fare il giro con Bianca. Ovviamente non è un giro con Bianca che si rispetti senza un giro in tutti i negozi che si trovano a Vetoledo. Abbiamo fatto la prima tappa da Alcott, abbiamo girato e abbiamo visto cose, ma non abbiamo trovato niente che ci piaceva. H&M tattico, ragazzi, che ci sono 17 piani qui. Esatto, dopo siamo passati da H&M con la speranza di trovare lì qualcosa. Abbiamo fatto tutti e quattro i piani che ci sono, ma neanche lì. C'è un switch di luce assurdo. E poi me ne sono tornata in pullman schiacciata come una sardina, perché ovviamente a Napoli i trasporti funzionano così e quindi va bene. Buongiorno raga, mercoledì 30 ottobre e aspetto Bianca qui in quel di via Toledo. Abbiamo recuperato Bianca, adesso indovinate, direzione Cimino. Ok raga, noi abbiamo fatto il nostro aperitivo e tutto, adesso siamo nel giardino di Palazzo Reale, indovinate a fare cosa? Tappa bagno, esatto, poi continuiamo il giro, quindi vi risparmio di farvi vedere sempre le solite cose. Comunque oggi il tempo è molto umido, infatti non si vede neanche il castello dell'uovo da qua e siamo praticamente vicine. Cioè queste sono le condizioni, se io mi giro di qua voi non vedete assolutamente niente, come se lì fosse inesistente. Ok. Perché io non ho idea di come si chiamino le strade, speravo in tuo aiuto. Allora raga, io non lo so dove vi ho lasciato in questo vlog, non so neanche perché, se mi vedete o meno, se mi sentite, probabilmente vedrete la spazzatura alle mie spalle. Mi sto ritirando a casa perché poi sono stata con Giuseppe e con Bianca, me ne sono salita con Giuseppe, adesso ci siamo appena salutati e niente, io me ne sto tornando a casa. Ah già, non vi ho dato il contesto, questo perché Giuseppe ha fatto la mattina, quindi ha finito il turno alle 3:30, l'abbiamo aspettato e ce ne siamo salite insieme, dato che abitiamo tutte e due nella stessa zona. E quindi era inutile salircene ognuno per conto proprio. Buongiorno raga, giovedì 31 ottobre, sono appena uscita, sono le 3 e mi sono andata ad incontrare con Giuseppe, che oggi siamo insieme dato che è il suo giorno libero. E quindi come al solito non so se vi riprendo qualcosa, che riprende bla bla bla. Però bah, vedrete. Comunque è stupendo come non ci sia un'anima viva. Forse un giorno queste uscite ve le racconterò, ma non è questo giorno. Buongiorno raga, venerdì 1 novembre, vado a prendere pane, va. Ok, pane recuperato sotto il braccino, adesso torno a casa e mi dovrei mettere ad editare questo video, assolutamente. Alla fine non ho avuto tempo per fare niente, per lavorare, e il pomeriggio siamo andati semplicemente a trovare mio nonno a casa. A saperlo prima non scendevo proprio, mi mettevo a lavoro. Ok, si torna a casa. Andiamo a fare questa spesa del sabato mattina, va. Devo prendere la carne per stasera e per domani e poi devo andare a prendere i panini e il pane al panificio. E tappa supermercato andata, adesso si va al panificio. E tappa pane fatta, adesso me ne posso veramente tornare a casa, Che ho da fare, tante cose da fare. Qui per annunciarvi che finalmente dopo una settimana sono rientrata in possesso della mia camera e adesso devo mettermi assolutamente a lavorare. Infatti, Da Vinci pronto, cavalletto pronto e beccatevi sto timelapse.
raga, mezzogiorno e un quarto, ho finito di editare tutto questo weekly, almeno il grosso, e ovviamente devo fare voice over, aggiungere effetti, musica, eccetera, ma quello lo faremo, però dato che il pittore ha finito, adesso vado a dare una mano a mamma a pulire, che così vi faccio il reveal di tutto quello che abbiamo fatto. Aggiornamento delle 17:41, ho dato una mano a mamma a sistemare cose, almeno a togliere il grosso da mezzo, anche perché poi c'è ancora altra roba da fare che faremo nei prossimi giorni. E mi sono messa a fare il voiceover di tutto questo weekly, di tutte le parti che avete visto finora. Adesso praticamente metto il voiceover e poi direi che siamo ad un buon punto, perché praticamente ho messo gli effetti, ho messo le cose che mi servivano, quindi il video è pressoché editato del tutto. Devo aggiungere le clip di questa mattina, quindi dei timelapse più queste, e poi domani insomma vi dovrò raccontare, quindi questo è quanto insomma. Sono molto contenta di essere riuscita a recuperare tutto il lavoro di questo weekly. Comunque, un'ultima cosa prima di passare ad altro. Ci tenevo a scusarmi se in questo video risulto scazzata. In realtà sono solo molto stanca, non so perché, da una settimana. Quindi molto bene così. Detto questo, vorrei farvi vedere le mura, i muri, tutto fatto, sistemato, eccetera. Però non si vede più niente perché fuori è buio. Quindi mi sa che ve lo faccio vedere direttamente domani mattina. Quindi a domani, tanto sono le 6, non ho altro di interessante da mostrarvi probabilmente per oggi. Buongiorno raga, domenica 3 novembre, oggi ho dato una mano a mamma a pulire, infatti sono le 2 e sto iniziando questo video e mi sono messa a lavorare. Ho finito altre cose che mi servivano per il weekly, ho fatto la miniatura per questo weekly che adesso vi faccio vedere, tanto voi l'avete già vista, che è esattamente questa, fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente. Sono un po' indecisa, però probabilmente resterà questa perché non ho altre idee in mente. Detto questo, voglio farvi vedere la situazione delle mura in camera mia e spiegarvi anche un po' di cose a riguardo. Ok, allora eccoci qua. Ho la luce sulla scrivania accesa perché altrimenti non si vede niente, però vi faccio vedere. Praticamente potete già notare da soli che la situazione è molto molto migliorata. Almeno adesso il muro è liscio, non è più tutto sfrantumato come prima. Stessa cosa là in alto che non si vedrà mai, anche perché è abbastanza scuro, e come vedete qua da sopra la scrivania mancano tutte le mensole che abbiamo deciso di non mettere perché vorrei mettere un mobile con l'armadietto, insomma qualcosa davanti, in modo da poterci mettere all'interno tutta l'attrezzatura che uso per i video, quindi i cavalletti, la fotocamera, le batterie e tutto il resto. Quindi il piano di oggi pomeriggio è quello di provare ad andare da Ikea. Provare perché probabilmente ci sarà un traffico esagerato e dovremo andarci un altro giorno. Però almeno questo è il piano, insomma, poi vedremo la sua riuscita. Vi faccio vedere che anche qua dietro abbiamo tolto tutto ed abbiamo rimasto solo questo. Ah, e già, abbiamo anche cambiato la maniglia della porta, l'abbiamo messa bianca, che secondo me è molto più carina rispetto a quella che c'era prima. Qui niente, questo è quanto insomma, non è cambiato chissà che cosa, però sinceramente sono delle piccole migliorie che aiutano. Fanno la differenza soprattutto nella vita di tutti i giorni, perché mettete il caso che metto questo benedetto mobile qua sopra, invece di avere le mensole inutili con cianfrusaglie varie, ho tutta l'attrezzatura che mi serve subito lì a portata di mano e non me la devo andare a prendere nelle altre stanze. Che poi, vabbè, non è un castello casa mia, però vabbè, ecco, cioè, ok, avete capito. Detto questo, scherzi a parte, io vorrei anche finire il video di Maiori e non so se riesco a finirlo oggi o nei prossimi giorni, però ve lo vorrei caricare anche perché è saltato l'upload, sarebbe dovuto uscire venerdì scorso per voi e ovviamente non è uscito perché non ho avuto tempo per finirlo. Ok raga, ho fatto anche il voiceover del video di Maiori e direi che è concluso quasi del tutto, mancano giusto due musichette o qualcosa del genere, quindi adesso vado un attimo a pranzo che sono le 2:30 e poi vedo se riesco a trovare queste musiche eccetera eccetera, capire, e poi niente, lo renderizzo e ve lo carico. E anche oggi siamo arrivati da Ikea, spazio inesistente praticamente, sta troppa gente, però siamo riusciti a parcheggiarci in un buco libero. Adesso parte ufficialmente la missione trovare le cose che ci servono nella speranza di trovarle e che non ci siano bordelli e fiumi di gente all'interno, cosa che probabilmente sarà così. Però forse risparmiamo la fila per pagare, dato che ho l'app e quindi scannerizzo i prodotti dal telefono e dovremo pagare prima perché non tutti ce l'hanno. Grazie.
Madonna, raga, c'è troppa gente. La mia parte preferita, il self-service mobili. Dove sta il 31? Eccolo. Esattamente questa. Va bene, raga, a questi fatti abbiamo preso quasi tutto quello che ci serviva. Ok, ufficialmente usciti da Ikea. C'era un bordello esagerato, ma alla fine siamo riusciti a trovare quello per cui eravamo venuti, soprattutto il mobile che serve a me e lo specchio da mettere in saletta. Vi farò vedere probabilmente tutto nel prossimo vlog, perché non so se lo montiamo adesso o domani. Vada, vada a posare il carrellino, vada, guardalo come va a posare il carrellino. Molto bene, raga, noi siamo tornati a casa con il bottino, abbiamo appena posato tutti i pacchi e non so appunto se lo montiamo adesso o domani, ma in ogni caso vedrete le clip, qualcosa vedrete lo stesso. Detto questo, però, direi che per questo vlog ci possiamo salutare e vi lascio con questa suspense di vedere il risultato finito. E niente, noi ci vediamo lunedì nel prossimo weekly, anzi no, ci vediamo venerdì con il video speciale da Maiori e poi lunedì con il prossimo weekly. Bella!